ragazzi, gloriosa Clio Gruppo A. Come va? Abbastanza bene. La prima prova abbiamo avuto un po' di difficoltà perché ci sbandava troppo dietro, non riusciva a scaldare il posteriore. Però abbiamo fatto delle modifiche quando siamo arrivati in assistenza e nel secondo giro è andata abbastanza bene. Quindi migliorati molto? Sì, abbiamo tirato giù altri 4 secondi, è andata abbastanza forte. Bene, in continua crescita allora? Speriamo. Viste le temperature che salgono? Sì, sì, no, non ci tiriamo giù, andiamo sempre avanti, sempre a migliorare il tempo. Benissimo ragazzi, allora in bocca al lupo, ci vediamo all'arrivo. Ok, grazie, crepi. Problema tecnico proprio che gli ha bloccato quella che è la sua gara. Allora intanto continuiamo a seguire i passaggi, sono tantissimi. Si continua. Qualche problema, punto di luce, arriviamo al numero 31, cerchiamo. Eccolo qua, Petrucci, Alessandro, Scarsella. Ci facciamo in due, Petrucci, Alessandro. Sì, perché questi sono i vincitori di la classe, eccoli qua. Petrucci, Alessandro e Scarsella, Matteo. Sì, mi ricordo che ci siamo sentiti. Che effetto ti fa? Insomma, vincere la classe è sempre una grande soddisfazione. È una grandissima soddisfazione. E niente. Madura un pochettino, pochi problemi, però siamo arrivati alla fine, questa è la cosa importante. Adesso però vuole dire anche due parole il navigatore, dato che parla sempre il pilota. Ha ragione però, perché il navigatore è parte del pilota. La gara come è stata e questa vittoria di classe chi la vogliamo dedicare? Ma guarda, la vittoria di classe la dedico a tutti i nostri supporter praticamente. È la seconda gara, praticamente la mia seconda gara, e sono molto soddisfatto. Ancora c'è da fare tanta esperienza, però sono molto contento. E meno male, avete fatto primi di gruppo, primi di classe. Quando avrete esperienza saranno guai per noi. Complimenti anche a questo equipaggio.